grandi eventi estivi, grandi personaggi presenti nella nostra città. Per RF 101 con me oggi c'è Giusy Randazzo. Buongiorno Giusy. Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi, sono veramente molto contenta. È veramente un piacere, insomma avevo promesso che venivo a trovarvi, quindi ho mantenuto la promessa, quindi sono mantenuta pienamente, con grande piacere assolutamente. In un bellissimo contesto che è la nostra città. È vero, la nostra terra splendida. Splendida come anche Giusy quest'oggi. Grazie, sempre gentile. Però parliamo anche di Giusy personaggio, perché giustamente dietro questo voto bellissimo, questo suo parlare, c'è una carriera artistica che parte da lontano, vogliamo un po' accennarne? Sì, allora, parte in modo molto naturale, da lontano, nel senso che è partita così, molto spontaneamente, perché tu hai detto Giusy personaggio, ma in realtà Giusy personaggio è Giusy, è la Queen, ma la Queen è Giusy, nel senso non c'è niente di costruito, non c'è niente di che non sia reale, quindi è stato tutto molto spontaneo ed è nato spontaneamente, perché ero una ragazzina che viveva da Agrigento, innamorata della musica, ho sempre approfondito molto, sono sempre stata molto curiosa di tutte le novità musicali, di tutto quello che era legato al mondo della musica, e ho sempre amato scrivere, perché insomma la mia formazione è classica, ho avuto sempre proprio l'abitudine di annotare quello che facevo, di scrivere i miei pensieri, di insomma mettere tutto quello che vedevo su carta, sempre diciamo carta perché adesso sembra anche qualcosa di arcaico, e allora da lì c'è stata questa scintilla di unire queste due grandi passioni, quindi la musica e la scrittura. Ho cominciato ovviamente poi con l'università a instradarmi verso quello che era il mondo del giornalismo, quindi i miei studi, sono entrata nell'ordine, e quindi è stato poi tutto un divenire, e il mio lavoro è diventata la mia passione, viceversa. Quindi è stato tutto molto naturale. È partito con il giornalismo, quindi dagli articoli per i vari magazine musicali, da piccole interviste, sono poi stata notata e ho cominciato a fare conduzione televisiva, quindi conduzione con dei vari talk show, dei salotti dove ho intervistato e invitato personaggi molto molto rilevanti, anche non solo legati al mondo della musica ma anche spettacolo, cultura in generale, perché io comunque ho sempre fatto un giornalismo legato agli eventi, agli spettacoli, alla cultura, quindi non di cronaca, per così dire. E da lì tutto, come dire, continuo, perché è partita la radio, lo speakeraggio, sono appunto anche una tua collega, e la presentazione di spettacoli, e anche un po' quello che è la mia carriera legata all'immagine, perché ho cominciato a fare la fotomodella, ad essere testimonial per diverse linee d'abbigliamento, insomma, è stato poi un fiume in piena che non si è più fermato e che insomma in poco tempo mi ha permesso di avere anche delle belle soddisfazioni, perché la scalata è stata parecchio veloce e soddisfacente, ecco, quindi adesso sono molto contenta di quello che ho fatto, però sono anche una molto ambiziosa, sono una che guarda sempre avanti, quindi come dire, sono sempre pronta a migliorarmi e a guardare verso il futuro. Giusy Randazzo a cuore aperto, perché sempre stiamo parlando di quello che praticamente è stato il tuo percorso e che comunque continua, quindi per esempio un sogno che hai nel cassetto che vorresti si realizzasse nei prossimi anni? Ma guarda, il mio sogno è di fare sempre quello che mi piace fare, di stare bene con quello che faccio, non ho un sogno in particolare, cioè ho delle comunque passioni, sicuramente questa è la mia vita perché vivo di quello che mi piace fare, io sono appunto, come dicevo, un amante della musica alla follia, quindi vivere comunque nel mondo della musica, anche da non diretta, perché non musicista, ma vivere insieme a chi vive di musica, quindi proprio nutrirmi di quello che sono i loro racconti, le loro emozioni. Poi è bello col mio lavoro tirare un po' fuori l'emozione delle persone che intervisto, questa è una cosa che mi piace moltissimo, tirare un po' fuori proprio con l'empatia quello che gli artisti poi riescono a donare al pubblico, perché non è solo legato a quello che fanno sul palco, ecco, quello è un'opera, diciamo loro, il giornalista li porta a far venire fuori altro, quindi questa è una cosa bellissima. Mi auguro sempre di avere questo entusiasmo, questa passione, questa luce negli occhi che mi porta ad essere determinata, a sapere sempre dove devo andare e a non farmi pesare la stanchezza, perché dobbiamo dirlo, cioè comunque è un lavoro pesante, nel senso che è un lavoro bellissimo, però non è facile, perché bisogna essere sempre pronti, sempre sul pezzo, anche, come dire, anche sempre
evidenti, sempre professionali, questo non è sempre facile, penso, andare anche in video e trasmettere gioia alle persone, a volte come tutti, magari abbiamo qualcosa che ci portiamo dentro, non possiamo parlare bene, quindi questa è una cosa anche abbastanza forte nel nostro lavoro. E quindi mi auguro questo, poi il resto lo vedrà, chi lo sa, magari invece mi ritiro su un eremo con i miei amati cavalli, perché io sono una passione, sì, amo i cavalli alla follia, quindi penso che siccome non ho vie di mezzo io nel mio essere, quindi da un estremo all'altro, quindi o sotto i riflettori o in un eremo, probabilmente questo sto scherzando, comunque questo è un po' quello che mi auguro per me. Brava giornalista, splendida modella, quindi giustamente c'è un percorso che ti porta avanti in questa esperienza che è veramente bellissima, che è la musica, quindi questo ci accomuna tantissimo. Assolutamente, tra l'altro ho anche preso un premio per come premio donna siciliana sul giornalismo, una cosa che mi ha fatto anche molto felice, perché non è da tantissimo che insomma sono nel mondo del giornalismo, quindi prendere già un premio dopo 3 anni dell'ordine dei giornalisti è stata veramente una cosa che mi ha fatto molto felice, vuol dire che probabilmente il mio lavoro qualcosa insomma riesco a lasciare, più di qualcosa, dice, direi. A cuore aperto, diciamo che per me è fondamentale questa cosa, lasciare proprio un qualcosa con il lavoro che facciamo, perché altrimenti è tutto troppo. Hai veramente ragione. Per concludere, visto che ci troviamo in questa splendida città che è la nostra città, e quindi lì al nord tutto per lavoro, cosa ti manca maggiormente di Agrigento? Guarda, a me Agrigento manca tutti i giorni, ma perché io la Sicilia me la porto nelle vene, perché io sono, cioè non solo nell'aspetto fisico, nell'effigie, perché sono siciliana, proprio si vede, no? Ma è proprio un modo di essere, di vivere, è un qualcosa che mi scorre nelle vene, quindi io certi profumi, certi modi di essere, di vivere, io me li porto tutti i giorni, allora, ma me li porto anche nel mio lavoro, perché comunque questa carica, questa passionalità, questa irruenza, no? Comunque. Io me la porto e la trasmetto anche su. Cosa mi manca? Mi manca tutto, però devo essere onesta, io amo molto Milano e adesso sono un po' sdoppiata, nel senso ho una città che adoro, che è Agrigento, però vivo la mia vita lavorativa a Milano, dove mi trovo benissimo. Milano me la sono scelta perché non sono, è stata proprio una scelta libera e voluta, una scelta che ho fatto, quindi adesso sono un po' sdoppiata. Cerco un po' di, come dire, di calibrare queste emozioni e di metterle un po', come dire, in pace tra loro per vivere così serenamente. Ecco, diciamo che mi mancherà sempre Agrigento, però ad oggi la mia vita è su. Ma anche quello che faccio su è impastato di quello che io ho attinto qui, perché comunque è partito tutto qui, perché comunque è una città che ti riempie, è una città che in 17 anni di vita mi ha lasciato un bagaglio fortissimo, emotivo, anche di conoscenza, di cultura, di tradizione, che io ho riportato nel mio lavoro qui. Sono piena di questo bagaglio che mi porta a lavorare con un qualcosa in più. Poi è partito tutto da qui, perché io lo dico sempre, ragazzi, che sono contentissimo, so che tu li conosci, insomma, io ho cominciato scrivendo per roccheggiando, quindi è stata lì la scintilla, ho iniziato, ero ancora al liceo, ho iniziato a scrivere di musica con loro e dico sempre a loro che parte del mio lavoro comunque un pezzettino è anche un po', diciamo, merito o comunque partito da lì. Quindi Agrigento è comunque l'inizio, è la presenza sempre costante. Classico origine. È stato bello poterti conoscere e farti conoscere al nostro pubblico. Piacere mio, insomma io vi seguo sempre, è la seconda volta che mi intervisti, ma mi ha fatto veramente piacere che insomma ci siamo visti nella nostra terra. Esatto. E questo ci stava, no? Era assolutamente una cosa da fare e quindi insomma continuerò a seguirvi e grazie per avermi invitato, è un piacere. Crepi solo metaforicamente, però perché il crepi del lupo non mi piace molto, però insomma andiamo avanti con. Grazie, grazie, ciao, grazie a voi.